Chiara Ferragni che pubblicizza gli Uffizi. Gli Uffizi, ma stiamo scherzando? È stata svilita per sempre l'arte, la cultura, l'estetica. Millenni di evoluzione per la Ferragni? Ragazzi, ma che cazzo di problemi avete? No, serio, mi piacerebbe fare un video dove vi insulto. Ma no, dai, fa caldo e non scaldiamoci ancora di più. Se volete ascoltare degli insulti, comprate il mio ultimo spettacolo di stand-up comedy, Limiti, dove vi insulto e come, link in descrizione tra i commenti. Gli Uffizi hanno scelto Chiara Ferragni come madrina della loro campagna di promozione e marketing e sul web si è scatenato l'inferno. Insulti agli Uffizi, insulti al social media manager, insulti al direttore, insulti a Chiara Ferragni, insulti a tutti. Allora, ragazzi, prima di tutto vorrei farvi una domanda. Ma a voi la scelta di Chiara Ferragni come volto della campagna marketing degli Uffizi, cosa vi ha tolto? Serio, cosa vi ha tolto? A parte i soliti ritardelli che si sono indignati, ma che l'ultima volta che sono entrati in un museo è stato quando sono andati a casa della propria nonna. A voi altri, cosa vi ha tolto? Ve lo dico io cosa vi ha tolto. Vi ha tolto la sedia sopra la quale era seduto comodamente il vostro ego. Quella sedia costruita con la convinzione di essere differente, diverso o diversa, perché alla maggior parte di voi non piace l'arte per il bisogno di estetica, per il bisogno di riempire di bellezza questo mondo. A voi piace l'arte solo per potervici fare delle foto davanti, non che ci sia nulla di male nel farlo, ma a me sembra quantomeno riduttivo entrare in uno spazio espositivo ed avere come unico fine il far vedere a chiunque mi segua: ehi, io sono andato a vedere delle opere d'arte, guardatemi, sono diverso, sono diversa. Cristo, raga, come cazzo fate? Io lo faccio di lavoro e la maggior parte delle volte mi dimentico pure di fare una storia a riguardo, mortacci mia. Dai, raga, ci piace sentirci diversi. Ma il problema non è quello. Possiamo anche voler sentirci diversi. Il problema è che vogliamo rimanere diversi. Siamo come chi ascolta quella band underground e appena diventa popolare la mollano perché commerciali. Ma la realtà è che vi sentivate speciali a conoscerla solo voi. Davvero devo spiegarvelo? Davvero? Ve lo spiego. Quella pubblicità non era per molti di noi, per molti di voi o anche per me. È evidente, non era per chi ci sarebbe andato comunque agli Uffizi. Quella pubblicità, quel tipo di marketing, è per chi in vita sua non si è nemmeno neanche lontanamente avvicinato all'arte. Ma ditemi un po', no? Ma un ragazzo di oggi che non frequenta quei rari e sporadici licei dove ogni tanto ti portano a vedere delle mostre e delle esposizioni, ma come cazzo fa anche solo a sapere che esista un qualcosa del genere? Ma non siete contenti che cazzo ne so, tra milioni di persone che hanno visto quella pubblicità, io dico mille ragazzi solamente, abbiano della curiosità e continuino ad andare a vedere anche altri musei? Davvero? Per fare un esempio, a me, al contrario di altri miei colleghi, se domani un qualsiasi personaggio famoso, popolare, si dovesse mettere a fare stand-up comedy, mi farebbe solo piacere, perché porterebbe tantissime persone che non la conoscono ad interessarsene. Più interesse, più giro, più giro, più soldi. Più soldi, più possibilità anche di un giovane di viverci. Quindi, quale cazzo è il problema? Che non vi sentite più unici? Ammettetelo, è quello, che non vi sentite più parte di un'elite. Ma ragazzi, l'unicità la vede in quanto esseri umani. Non siete migliori o peggiori solamente perché un pomeriggio della vostra vita siete andati in un museo, o anche un pomeriggio al mese, o anche uno a settimana, o anche tutti cazzo di giorni. Oppure sì, ragazzi, lamentatevi, incazzatevi, fatevi triggerare da questa cosa, ma la prossima volta che vi lamentate perché non c'è un museo aperto nella vostra città, o che nessuno investe sulla cultura perché non serve tanto, vi verrò a prendere con la mazza. Ovviamente andate subito a comprare il mio ultimo spettacolo di stand-up comedy Limiti per supportare l'arte, link in descrizione, e la prossima settimana sui vari social della mia galleria d'arte, Galleria Barattolo, uscirà un video su un punto di vista un pochino più artistico sulla questione Ferragni ed Uffizi. Andate a seguirmi. E che dire di più? Bella!